Al nome di Copernico è legato il merito della sua rivoluzione scientifica, il passaggio dalla concezione di un universo con la Terra posta al centro all'eliocentrismo. Ma che cos'è una rivoluzione scientifica? E come mai le rivoluzioni scientifiche ci mettono sempre così tanto a diffondersi? Ne parliamo in questo episodio di... Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Nello scorso episodio abbiamo parlato di come le metafore influenzano la visione del mondo. Potremmo dire che ogni teoria scientifica possa essere in qualche misura rappresentata da una metafora. Francesco Algarotti, un divulgatore del Settecento, descriveva la teoria di Isaac Newton come se la luce fosse un filo bianco composto di fili dei sette colori diversi. Darwin, invece, descriveva la sua teoria dell'evoluzione con la famosa metafora dell'albero della vita. Le teorie scientifiche, però, cambiano nel tempo. Si passa allora da una metafora a un'altra. In questo episodio capiamo come funzionano questi cambiamenti. Prima parliamo della teoria di Tolomeo, scritta nel suo libro chiamato Almagesto. L'Almagesto era un libro molto importante per l'astronomia, anzi era il trattato più importante, il suo nome infatti significa il Grandissimo. Ora Dell'Imello, tra i suoi innumerevoli soprannomi, potrebbe accogliere anche questo. L'Almagesto era stato scritto da Tolomeo, un astronomo di Alessandria, la città che ospitava la famosa biblioteca. Tolomeo era stato il primo ad aver tradotto in calcoli matematici il modello dell'universo pensato da Aristotele, il famoso modello geocentrico, in cui la Terra è al centro del sistema solare e i pianeti girano attorno ad essa. Sembra strano, ma Aristotele aveva solo pensato a questo sistema senza mai dare conto di quello che diceva, una cosa che è normale per i filosofi. Il lavoro sporco, diciamo così, lo fece Tolomeo. È stato Tolomeo a osservare il cielo notturno sopra Alessandria per misurare l'effettiva velocità dei pianeti e le loro distanze. Ci mise 15 anni. In tutto questo tempo si accorse di qualcosa di strano. Il pianeta Marte, periodicamente, muovendosi sopra l'orizzonte, improvvisamente invertiva la rotta, tornava indietro e proseguiva per un po', per poi di nuovo cambiare e tornare a percorrere la rotta originaria. Se Marte avesse semplicemente ruotato attorno alla Terra, non avrebbe compiuto quegli strani movimenti. E allora Tolomeo dovette trovare una spiegazione. Immaginò che il pianeta, mentre ruotava attorno alla Terra, a sua volta ruotava seguendo un'orbita secondaria, un'orbita sopra un'orbita, o come si chiamava in greco, epiciclo. Era una spiegazione funzionante, ma un po' complicata. Si dice che uno dei più grandi sovrani di Spagna, Alfonso X, mentre osservava i suoi astronomi che lavoravano secondo il sistema di Tolomeo, disse che se Dio l'avesse chiamato quando creò il mondo, forse avrebbe potuto dargli qualche consiglio. L'Almagesto di Tolomeo, che traduceva in calcoli matematici la teoria di Aristotele, è stato sicuramente il testo di riferimento per molti secoli, soprattutto nel Medioevo. Tuttavia, poiché necessitava di continui aggiustamenti, a un certo punto divenne sempre più complicato. Il professore di astronomia di Copernico, l'italiano Domenico Maria da Novara, disse che quel sistema era ormai troppo complesso per essere veritiero. Ed eravamo agli inizi del 1500. E toccò all'allievo rimediare. Ma prima di vedere cosa fece, capiamo cosa significa il concetto di rivoluzione scientifica.
Il concetto di rivoluzione scientifica viene spiegato per bene nel saggio del filosofo Thomas Kuhn intitolato appunto La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Per spiegarlo in breve faremo un esperimento psicologico. Se non vi piace questo tipo di giochi mentali vi sconsiglio di proseguire. Si tratta di uno studio condotto dai due ricercatori della Harvard University, Brunner e Postman, per capire come funziona la percezione del cervello umano. Niente meno. Prenderemo un mazzo di carte e grazie alle mie indiscutibili doti di croupier vi mostrerò una carta alla volta. Per adesso dovete solo trascrivere il nome delle carte che vedete. Iniziamo. Confermate quello che avete scritto. Ora a voce alta. Ecco la particolarità dell'esperimento di Brunner e Postman. Una delle carte della serie è una carta anomala. Una carta che in teoria non dovrebbe esistere. Ora non so cosa abbiate scritto voi, ma stando ai risultati dell'esperimento originale, i soggetti identificavano sempre tutte le carte, anche quelle anomale. Le carte anomale però venivano identificate con il nome di carte normali. Il 6 di picche rosso poteva essere identificato o come un 6 di picche normale oppure come un 6 di cuori. In altre parole, una carta sconosciuta pur di essere identificata, veniva fatta rientrare sotto lo schema di due carte conosciute. Man mano che il tempo a disposizione per identificare le carte cresceva, ecco che i soggetti iniziavano ad avere il sentore che qualcosa non andava. Ma ancora non capivano cosa. Qualcuno diceva di vedere un bordo rosso attorno al 6 di picche. Alla fine dell'esperimento c'erano due principali gruppi di persone. Da una parte, l'assoluta maggioranza capiva cosa stava succedendo e identificava la carta strana immediatamente. 6 di picche rosso. D'altra parte, alcuni non riuscirono mai a capire cosa avevano di fronte. Spesso ciò gli dava un sentimento di una certa frustrazione. Uno di essi addirittura esclamò che non aveva più idea di come dovesse essere fatto un 6 di picche. Io spero di non avervi scombussolato le idee fino a questo punto, ma in questo esperimento sulla percezione, secondo Thomas Kuhn, può essere preso come metafora del funzionamento delle scoperte scientifiche. Pensiamo infatti a quello che è successo nel passaggio dalla teoria di Tolomeo a quella di Copernico, una delle più importanti rivoluzioni scientifiche. Tolomeo ha accettato la teoria di Aristotele che voleva che la Terra fosse ferma. Possiamo considerarla il punto di partenza di tutta la teoria. La Terra è ferma, i pianeti ruotano attorno ad essa. Possiamo considerare questa idea come molto simile al mazzo di carte dell'esperimento di prima. In che senso? Quando vi ho mostrato il mazzo di carte, voi avete dato per scontato che fosse un mazzo normale e con questo intendevate che fosse composto dai canonici quattro semi. Vedete che queste due considerazioni, la terra ferma e il mazzo di carte composto da quattro semi, sono due idee che stanno alla base delle nostre considerazioni successive. Thomas Kuhn chiama questo tipo di idee paradigmi. Potremmo paragonarle alle definizioni che stanno sul dizionario. Alla voce mazzo di carte leggeremmo composto da quattro semi, mentre alla voce terra leggeremo sta ferma al centro dell'universo. Questo se vivessimo all'epoca di Tolomeo, chiaramente. Ed è qui il punto dolente. Dall'esperimento di prima capiamo subito che questa definizione, i paradigmi, sono un punto debole, ma sono comunque indispensabili.
ogni nostra considerazione ha la sua origine da un paradigma. Tuttavia, quando mettiamo in discussione questo paradigma, la cosa può dare molto fastidio. Questo accade quando assistiamo a delle anomalie, cioè dei fenomeni che contraddicono quello che già sappiamo. Nell'esperimento che stiamo usando come esempio è il caso delle carte anomale, quelle che non appartenevano a nessun seme. Infatti sono sicuro che c'è stato qualcuno di voi che nell'esperimento precedente può aver pensato che sia stato io ad aver barato. Quando però stiamo studiando un fenomeno naturale, questo non avviene. Quando perciò osservando la natura ci si presenta un'anomalia, cioè qualcosa che contraddice le nostre idee, cosa si deve fare? Beh, non basta certo un'anomalia per rinunciare a un intero paradigma. Pensiamo a quando Tolomeo incontra il fenomeno del movimento di Marte. Questo andava contro la teoria di Aristotele, ma solo per questo non ha cambiato tutta la teoria. Ha inserito un elemento in più per far tornare l'anomalia nella teoria. Stiamo parlando degli epicicli. Questa, secondo Kuhn, si chiama spiegazione ad hoc. Le spiegazioni ad hoc aggiustano le anomalie. Tuttavia, queste anomalie sono molto fastidiose per gli scienziati, che per natura sono dei perfettini. Con il tempo, infatti, gli scienziati cercano di cancellare le anomalie, di spiegarle. Il maestro di Copernico disse, infatti, che il sistema di Tolomeo era troppo complicato per essere vero. Si può dire che le anomalie sono come dei piccoli spiragli da cui si passa per far progredire una teoria scientifica. E ancora oggi è così. In questo video di Quanta Magazine in inglese viene spiegato il modello standard, una teoria che spiega il funzionamento della materia. Viene detto che il modello standard è troppo perfetto. Si spera di trovare quell'esperimento a cui questa teoria dia una risposta sbagliata, perché solo in quel caso si potrà espandere la teoria della conoscenza sulla materia. Ora, non si può essere del tutto confidenti su come questo avverrà, ma non dovrà sembrare strano se accadrà una ridefinizione dei concetti che compongono la teoria, magari proprio una ridefinizione del concetto di materia. Un concetto che tutti siamo convinti di conoscere, ma che magari in futuro verrà modificato. Ma parliamo finalmente della rivoluzione di Copernico. Come ho già anticipato ed ha stupito anche me quando l'ho scoperto, Copernico ha studiato per un breve periodo della sua vita in Italia, a Bologna. Si è anche recato a Roma per il giubileo del 1500, ma a Bologna ha studiato astronomia presso la casa di Domenico Maria da Novara, uno dei più importanti astronomi dell'epoca. Fu lui a donare al suo allievo un libro da cui poteva studiare il sistema tolemaico. Il maestro sosteneva anche che fosse troppo complicato per essere vero. Ed è questo il punto, la semplicità. Gli epicicli di Tolomeo rendevano il cosmo troppo complesso. E finalmente Copernico provò ad aggiustarli. Quando tornò a casa sua in Polonia, iniziò a fare le sue osservazioni del cielo. Era un'attività che svolgeva nel tempo libero, la notte. Di giorno Copernico era un funzionario comunale e ogni tanto medico di campagna. Non è mai stato un astronomo di professione. Faceva le sue osservazioni dalla torre della Basilica di Fromburg, la sua città. Sembra strano, ma non aveva neanche un telescopio, perché non era ancora stato inventato. C'è la convinzione che la spiegazione del cosmo da parte di Copernico sia da preferire a quella di Tolomeo perché è più semplice. In realtà non è proprio così. Certo, la semplicità è stata comunque una sua guida, ma solo perché l'obiettivo era cancellare gli epicicli dallo schema. Il sistema di Copernico è più semplice, ma solamente a prima vista. Per esempio, la Luna che ruotava attorno alla Terra costituiva l'unica ma necessaria eccezione alla disposizione dei pianeti. Inoltre, oltre a ruotare intorno al Sole, la Terra avrebbe dovuto ruotare su se stessa per spiegare il ciclo giorno-notte. Ben due spiegazioni ad hoc per salvare le apparenze. Senza contare poi che sostenere che la Terra si muovesse era davvero una grande pretesa. Se si osserva il movimento della Terra e di Marte, i due pianeti dall'alto sembra che si rincorrano. Possiamo allora paragonarli a due corridori su una pista. Cosa vedrebbero se potremmo metterci nel loro punto di vista?
Quando la Terra insegue Marte, il pianeta sembra muoversi indietro. Quando invece la Terra sorpassa Marte, e poi torna a guardarlo, il pianeta torna a muoversi in avanti. Vedete, le metafore come questa sono essenziali per fare divulgazione. Tuttavia, nonostante la metafora, una rivoluzione scientifica non sempre viene accettata del tutto. Ci mette del tempo, anche secoli, soprattutto nel caso di Copernico. Dovete sapere che non era un tipo che amava particolarmente le luci della ribalta. Ha tenuto in un cassetto la sua teoria per tutta la vita e solamente grazie all'insistenza dei suoi amici, in particolare il suo allievo Gioacchino Retico, l'ha pubblicata. E pensate, Copernico è morto solo pochi mesi dopo la pubblicazione del suo libro, il De Revolutionibus Orbium Celestium. Perché Copernico ha tenuto il suo segreto così a lungo? Lo spiega lui stesso nell'introduzione. Dice di non essere così affezionato alla sua teoria, tanto da non badare alle opinioni che gli altri ne hanno. E poi è anche convinto che certe teorie, come appunto la sua, non sono per tutti, perché rischiano di ricevere critiche poco informate, per così dire. Quindi altro che timidezza, il nostro Copernico era anche un po' uno snob. Comunque sia, l'eliocentrismo ci mise molto a diffondersi. Ed è normale, abbiamo detto, per una rivoluzione scientifica. Ma perché? Ce lo spiega ancora una volta Thomas Kuhn. Vi ricordate il mazzo di carte? C'erano alcune persone che rifiutavano di cambiare la loro idea su come dovesse essere fatto un mazzo di carte. Anzi, non erano proprio capaci. È esattamente questo il motivo. Se gli esseri umani faticano a cambiare la loro idea su un mazzo di carte, figuriamoci sull'universo. Forse allora potrà essere amareggiante sentirlo, ma l'unico modo in cui una rivoluzione scientifica si diffonde è con il tempo. Ma non poco tempo, molto tempo. E lo so che si potrebbe pensare che a diffondere queste teorie siano stati soprattutto gli scienziati stessi, come Cartesio o Galileo. Ma in realtà basta pensare alla fine che questi hanno fatto. Ma di Galileo ne parleremo prossimamente. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro, Lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing. Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri, vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto! Quando vi ho mostrato il mazzo, voi avete... No, mostrato il mazzo no. E pensate, Copernico è morto solo pochi mesi dopo la pubblicazione del suo libro, il De Revolutionibus...